davvero grazie per i relatori di riuscire in modo compiuto il loro pensiero per questi 7 minuti. Ovviamente le relazioni stesse saranno pubblicate sul sito del COMI e il sito in particolare web della rivista del diritto sportivo, e poi laddove abbiate desiderio di pubblicare sulla rivista cartacea attendiamo per fine gennaio le versioni invece stese con le date di note. Dunque adesso con Virgilio e Piglione entriamo anche in un micro dibattito sulla mancata conversione del decreto legge, e so che ci sono 2 opinioni a confronto non complementari, ma mi sembra che siamo contrastati. Quindi la parola a Giorgio Virgilio. Grazie professore, mi sembra che grazie con la presenza della Rotonda per avermi invitato a partecipare. Il mio intervento vorrei affrontare questa questione che apparentemente è rimasta aperta. Decreto-legge 115/2018, lo ricordo a tutti, è intervenuto in maniera radicale sull'assetto della giustizia sportiva, sul rapporto tra giustizia sportiva e come sarà la giustizia statale. Devo dire alla giurisdizione del giudice amministrativo una specifica materia che era quella che nasceva per provvedimenti di ammissione o esclusione dell'applicazione. Nel giorno della successiva applicazione del decreto in gazzetta ufficiale, numerosi di calcio hanno proposto giudizi da parte al Lazio o riassunto, trasposto questi giudizi da un giudice amministrativo perché precedentemente erano stati incardinati da un giudice amministrativo. Ma il decreto non è stato convertito, quindi decaduto, né il legislatore è intervenuto con una norma che abbia chiarito gli effetti e i diritti temporali, per esempio cristallizzando e facendo salvi gli atti efficaci, gli atti compiuti quando viene già in vigore. Quindi è un argomento attuale perché ci sono giudizi pendenti, ma questo è un argomento attuale perché ci consente poi di affrontare un tema di carattere più generale su cui la dottrina di un altro parte parte di dottrina è sicura che l'esperienza molto spesso si chiama a confrontarsi, che succede in un giudizio in corso quando vi siano sopravvenienze normative che riguardano norme processuali. Sopravvenienze normative, dico da subito, a mio parere rientra in questa categoria sia l'adozione di una norma che modifica la legislazione, per esempio modifica la legislazione precedente, sia l'ipotesi della prorogazione della legalità del decreto legge. Quindi proverò a fare l'esame di 7 minuti che sono stati insegnati, risolvere il problema cercare il legislatore riguardo al decreto 115/2018 che ha sistemato dal punto di partenza della legislazione è il principio di retroattività della legge. La legge non sappiamo tutti, non dispone che per avvenire non è efficace retroattiva. Questo principio modificato dall'articolo 11 delle leggi detta le regole di condotto tra il legislatore può derogare il principio di retroattività l'interprete invece di attenersi ricordamente al principio di retroattività, l'interprete sia il giudice che l'avvocato che si trova a applicare una norma. Ma la retroattività, osservata sul piano sistematico, può avere una molteplicità di significati perché molteplicano le fattispecie su cui retroattività, il principio di retroattività, può essere ritenuta. Cioè, di quanto la fattispecie di formazione progressiva, che è destinata a perfezionarsi quando interviene la modifica normativa, il processo probabilmente può essere assimilato e ricondotto a questa ipotesi. Cioè l'ipotesi dei rapporti giuridici esauriti, un atto è compiuto, ha proprio un effetto che si è esaurito quando interviene la modifica normativa, vi è l'ipotesi in cui invece un atto viene compiuto e ha iniziato a produrre un effetto che è destinato a protrarsi nel tempo dovrà produrre effetto. Quell'effetto che è destinato a come e quali soluzioni si potrebbero prospettare a queste ipotesi, perché la prima, la quota più lungo che è esaurito, è di facile soluzione, la norma sopravvenuta, la modifica normativa non fa sopravvenuta, non si applica. Diversa, come detto, sono gli altri 3 casi, e su punto in estrema sintesi si possono prospettare 3 soluzioni, quella del tempus del processo, la nuova norma si applica solo ai nuovi rapporti, non a quelli
più avviati, in ambito processuale, sono nuovi giudizi, non anche più avviati. Quella del tempo si è aiutato, la norma si applica solo agli atti che non sono stati compiuti, ma non si guarda per prendere l'efficacia dell'atto, e invece quella che parte la dottrina definisce come tempus regit perfectum, una nuova norma si applica solo agli atti, quelli che vengono compiuti continuano a essere regolati dalla norma vigente e anche gli effetti di quegli atti continuano a essere regolati dalla norma vigente. Quale di queste tre soluzioni applicare in ambito processuale? La giurisprudenza, tanto amministrativa quanto civile, la Cassazione esclude che nel nostro ordinamento il principio del tempo sarebbe il processo, un stato che non sia espressamente previsto dall'amministratore, possa avere trovato applicazione. Si legge le sentenze, la formula del tempo si è città, che però è intesa nella gestione che ho fatto prima di riferimento, il tempo si è il tempo. Si compie un atto, l'atto e quell'effetto prodotto da quell'atto continuerà ad essere regolato dalla norma vigente. La sopravvivenza normativa si applicherà solo agli atti che non sono stati compiuti. Ora, questa regola, che è una regola di carattere generale, disponibile all'articolo 113, ci trova un ulteriore appiglio normativo quando parliamo di giurisdizione all'articolo 5 del processo civile, applicabile al codice al processo amministrativo di forza e di essere adottato dall'articolo 39. Quindi che cosa significa? Significa che la giurisdizione, lo sappiamo tutti, si determina la posizione della domanda sulla base della legge che corrisponde alla domanda stessa proposta. Lì si radica la giurisdizione e il giudice continuerà ad essere titolare di giurisdizione anche nel rapporto di sopravvenienza normativa. Ad esempio, si passi che la giurisdizione viene voluta dal giudice amministrativo a quello ordinario e viceversa. Attenzione però, vi si potrebbe obiettare. Nel caso di specie, il decreto 115 ci pone un altro problema, perché qui abbiamo un decreto legge non convertito che radicava innanzi al giudice amministrativo una controversia. E l'articolo 77,3 della Costituzione, lo ricordo più, prevede espressamente che i decreti legge perdono l'efficacia sin dall'inizio, con l'efficacia assoluta, se non convertiti in legge. Infatti, di regola, il decreto legge viene con norme che cristallizzano gli effetti, ma il nostro caso una norma di questo tipo. E quindi tutto il discorso fatto finora dovrebbe cadere, perché c'è una cosa straordinaria, l'articolo 77 della Costituzione che prevale sull'articolo 5 dei pareti, che prevale sul codice del processo civile e che prevale sul codice del processo amministrativo. Quello che vorrei però sostenere in questo intervento è che in realtà è possibile individuare nella stessa Costituzione e nella giurisprudenza un controlinee all'articolo 77,3. Cioè qui, quando si ha una modifica normativa, una sopravvenienza normativa, si interviene su e si rischia di incidere su un diritto fondamentale, che è quello alla pienezza ed effettività di tutela, che trova fondamento anche se in Costituzione, negli articoli 24, 103 e 113 della Costituzione. Ed è un principio questo che a mio parere non può essere travolto solo perché il legislatore non converte il testo del decreto legge sulla cui base è stato dato un giudizio, altrimenti i cittadini si troverebbero privi di una tutela, verrebbe meno il principio di strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale che verrebbe sostanzialmente annullato. E per chiudere, questa soluzione che si radica dal principio di effettività mi avrebbe però confermato nella nozione di giurisdizione, e torniamo al tema del nostro partito, che si è voluta una giurisprudenza della Cassazione affondata oramai nell'ultimo decennio, cioè una importantissima sentenza che è la 3025/4 del 2008, che è la prima sentenza per pronunciare cui la giurisdizione e il concetto di giurisdizione che è stato modificato, la nozione statica, questione di giurisdizione, norma di giurisdizione, solo quella che devolve una controversia ad un'autorità giudiziaria, GA o GO, ad una concezione invece dinamica di giurisdizione. La giurisdizione non è, questa è giurisdizione, la norma di giurisdizione non è solo quella che si limita a individuare il giudice che deve definire una controversia, ma anche la norma che, devolvendo la controversia a quel giudice, individua una forma di tutela, di diritti soggettivi, interessi legittimi,
che la nostra Costituzione ritiene essere e conferire all'individuo e dirlo la Costituzione come principio fondamentale della nostra dinamica processuale. Grazie.